Magia Letteraria, un podcast della scuola di scrittura Genius. Se avete una domanda, mandate un vocale 351-877-9461. Flavia, quanto e quando i dettagli sono controproducenti in un testo narrativo? Anni fa, mia moglie e io eravamo a un concerto della violinista Nadia Salerno-Sonnenberg. Durante un pacato ma difficile archeggio, lei aggrottò la fronte. Non si trattava della solita estatica smorfia del virtuoso. Era l'espressione di un'irritazione improvvisa. Mia moglie e io ne demmo, nello stesso momento, due letture del tutto diverse. Più tardi, Claire mi disse: «Ha aggrottato la fronte perché non stava eseguendo quel pezzo abbastanza bene». Io ho ribattuto: «No, ha aggrottato la fronte perché il pubblico faceva rumore». Un buon romanziere avrebbe lasciato quella fronte aggrottarsi senza aggiungere nulla. E non avrebbe aggiunto nulla neanche ai nostri rivelatori commenti. Che bisogno c'è di annegare nelle spiegazioni una scenetta così? Un dettaglio come questo, che ci presenta un personaggio ma si rifiuta di spiegarlo, ci rende scrittori oltre che lettori. Ci fa divenire quasi co-creatori dell'esistenza del personaggio. È il noto critico letterario James Wood a parlare e a dirci che i dettagli fanno la differenza, che la grande scrittura vive proprio e anche di questo, di dettagli. E allora, quando è che troppi o pochi dettagli devastano una scena, un'ambientazione, una metafora, un personaggio stesso? Quando sono così tanti o così pochi che quel personaggio sparisce, non lo vediamo più, lo perdiamo di vista. Lo stesso accade nelle foto sovraesposte o sottoesposte, quando la luce, troppa o poca che sia, invece di svelarci un mondo, lo rade al suolo quel mondo, tutto quanto, produce altro. E per uno scrittore, anche non alle prime armi, la tentazione di dire il più possibile, di non perdere di vista il minimo dettaglio, è una tentazione fortissima. Chi di noi non l'ha mai avuta? È un po' come usare troppo un superpotere, come se l'uomo ragno non si limitasse a usare la ragnatela per saltare da un grattacielo all'altro, ma lo avvolgesse a tal punto quel grattacielo da farlo sparire, da renderlo inutilizzabile. Ecco, più abbondiamo, siamo avari di dettagli, più le cose, invece di essere indimenticabili, si perdono sullo sfondo, si guastano, le rendiamo inutilizzabili. Ovviamente, in una prima stesura possiamo e dobbiamo fare un po' come ci pare. La parola d'ordine in prima stesura è lasciarsi andare, buttare giù, accogliere tutto quello che viene. Solo che poi dobbiamo prendere un bel respiro ed essere pronti a spazzare via il superfluo. Anche quando i dettagli che abbiamo messo a fuoco si intravedono appena. Perché ciò che conta davvero nella scrittura non siamo noi, è la scrittura stessa e il suo bene, il bene del nostro romanzo. Farmacia Letteraria, un podcast della scuola di scrittura Genius. In due minuti rispondiamo a tutte le domande che vi fate mentre leggete un libro, oppure mentre lo scrivete. Radio Genius. Se ti piace, metti mi piace.